raga, e bentornati in questo nuovo video. Io sono Si e oggi sono qui per parlarvi un pochino. Come avete visto sul mio profilo Instagram, per chi non mi seguisse, mi chiamo SiviShow Official, il nick è scritto qui. Ho fatto un post qualche giorno fa scrivendo appunto che avrei dovuto parlarvi. Ora, per tutte le persone che non l'hanno visto, vi leggerò attentamente ciò che ho scritto, in modo da rispondere punto per punto a tutto quello che ho da dirvi, così da darvi una risposta unica e chiarire il tutto al meglio. Volevo scrivervi questo testo. In questo periodo sono davvero molto inattiva. Escono video una settimana sì e una settimana no. Ci sono giorni in cui non carico stories e posto una volta a settimana. Mi sono ritrovata in una situazione inaspettata e ciò mi ha segnata. Non so descrivere a parole come mi sento. Mi dispiace, credo di dovervi delle scuse. A breve uscirà un video sul mio canale per parlarvi di questo problema. Ahimè, non è un argomento facile da affrontare, ma siete davvero tutto ciò su cui posso contare. Vi voglio bene davvero, ragazzi. Ho scritto questo testo perché mi sono accorta che in arco di queste settimane, perdonatemi se guardo ogni tanto tipo a destra o a sinistra o in su o in giù, ma la telecamera è messa davvero davvero male e non riesco a guardare soltanto qui. E in arco di questi mesi, settimane, mi sono accorta del fatto che sono davvero molto molto inattiva. Voi dovete sapere che ho passato un periodo abbastanza particolare della mia vita, ok? Ci sono stati dei problemi comunque personali con la mia famiglia, che adesso posso dire tranquillamente di aver risolto. Non del tutto, ma vabbè, chi è il raffreddore più brutto della storia? Ho passato appunto questo periodo e ora mi sento comunque di darvi delle spiegazioni. Perché mi sono accorta anch'io del fatto che molte volte i video escono una settimana sì, poi un'altra settimana forse non escono, per due settimane forse non escono. Non è perché io mi ritrovo a non trovare nemmeno il tempo per respirare. Anzi, in questo momento mi ritrovo in una situazione in cui sono completamente libera. Esco giornalmente con amici e bla bla bla, quindi comunque non ho impegni così tanto importanti, se non ho intanto qualcosa di lavoro, ma tutta roba che è tranquillissima, cioè nel senso si può superare in meno di un'ora. Il fatto è che io mi ritrovo in questo momento con una grandissima carenza di idee e non sono poi così tanto contenta dei contenuti che porto. A voi piacciono, ok? Mi sono accorta che certi tipi di video vi piacciono, però altri tipi di video proprio no. E io in questo momento mi sento molto in difficoltà perché non so quale contenuto portare su questo canale. Molto tempo fa mi dedicavo alle parodie. Ho provato a portare le parodie, vi piacciono tuttora, anzi me le chiedete ancora. E poi c'è stato un periodo in cui ho portato sketch. Quelli là, ragazzi, sono esplosi, mi sono piaciuti veramente tantissimo. Voi dovete sapere che per fare uno sketch, ad esempio, tipi di compagni, tipi di professori, tipi di questo, tipi di quello, voi non sapete la produzione che ci deve essere dietro. Ci deve essere innanzitutto una doppia ripresa, microfoni, luci, ambientazione, che ahimè io non ho. Nel senso, io ho una casa, vivo in un appartamento di quanti metri quadrati è, boh? Comunque è abbastanza piccolo. Ho una cameretta, ho una telecamera, ok? Però capite che se io voglio fare qualcosa di più professionale, mi serve del tempo per realizzarlo. Vi spoilerò il fatto che sono riuscita a trovare un appartamento in cui registrare questi video. Un posto già arredato che sembra quasi una casa praticamente, soltanto che è fatta per fare appunto delle scene dei film e bla bla. Tutto ciò però, ragazzi, ha un costo sia monetario sia di tempo, perché per scrivere un video ci vuole veramente un sacco di tempo. Se poi devo scrivere anche un copione da sola, ci vuole veramente un'eternità, tra virgolette. In un'eternità intendo una settimana. Tra composizione del testo, realizzazione del video, editing, ci vuole almeno una settimana. Quindi io ora come ora mi ritrovo a pensare a dei video più formati, a pensare a dei video più belli da realizzare, ok? Perché a me sinceramente i vlog piacciono, però in questo periodo quindi io sinceramente, anziché portarvi un contenuto che a me stessa non piace, dove mi si vede in faccia il fatto che non mi piace farlo, preferisco non registrare e dedicarmi ad altro. Ripeto, in arco di questi mesi appunto ho lavorato per trovare una persona, per trovare un posto, per trovare qualsiasi cosa che mi facesse fare questi sketch, perché io amo recitare, io amo letteralmente recitare. Ho recitato in una roba che ho fatto alle medie, poi ho fatto 2 anni di recitazione, mi sono riscritta di nuovo al corso di recitazione, quindi sto comunque proseguendo questo corso della recitazione. E quando mi è stato proposto di fare questi tipi di sketch, questi tipi di video, ho fatto oh mio Dio sì, così posso mostrare a tutti qual è il mio personaggio, qual è la parte di me che voglio mostrare al web, che cos'è che SiviShow vuole trasmettere, che cos'è SiviShow. Perché ora come ora è soltanto una ragazzina che va in giro con una telecamera e parla. Però io voglio proprio che vengano fatti dei video fatti bene, dei video fighi, ok? Io su questo canale voglio portare dei contenuti che a me stessa piacciono. Fare un video per poi guardarlo e dire che schifo,
proprio no, cioè non lo caricherei mai. Non ho mai caricato un video che non mi è piaciuto. Infatti, se avete notato, alcuni video sono spariti dal canale, anzi, perché non mi piacevano più. Nel momento in cui a me non piace una cosa che ho fatto io, sinceramente mi sento di toglierla. Quindi per questo vi dico che in questi mesi non è che non ho fatto nulla. Ho lavorato per trovare questo studio, per organizzarmi, e volevo appunto darvi questo annuncio, cioè che su questo canale ci saranno dei contenuti molto più studiati. Questo perché io, ragazzi, comunque mi ritrovo a 16 anni con un canale a 500.000 iscritti, cioè una roba che è assurda, e voi siete una forza enorme perché comunque mi avete portato fino a dove sono adesso. Le persone che conosco adesso le ho conosciute grazie a voi, quello che ho adesso tra le mani è grazie a voi. Tutto quello che ho in questo momento, a partire anche da un amico o a partire da un profilo Instagram seguito, è grazie a voi. Mi ritrovo a 16 anni appunto con tutto questo e posso soltanto dirvi che ne sono più che felice. Quello che voglio fare io è portare dei bei contenuti perché ve li meritate. Vi meritate di vedere dei video belli, dei video divertenti, dei video che intrattengono, dei video simpatici, e vi meritate soprattutto di essere ringraziati a dovere. Portarvi il contentino su questo canale è sinonimo di menefreghismo puro, è sinonimo di me ne frego soltanto di avere follower, che non è assolutamente una cosa che ho mai pensato, perché è la cosa più schifosa che una persona possa mai pensare. Cioè, pensa, una ragazzina di 16 anni che parte con l'idea di aprire un canale YouTube per avere dei follower è già fallita, cioè è già una persona proprio fallita nella vita. Tu non puoi non considerare il fatto che dietro a sta telecamera ci sono delle persone effettive, non sono dei cazzo di numeri, ci sono anche delle persone, e ne ho conosciuta di gente che se ne sbatte solo ed esclusivamente dei numeri e non gliene frega niente della persona che c'è dietro. Il web è strapieno di persone così, e io sinceramente voglio farmi riscattare, perché io non sono quel tipo di persona. Io mi conosco, io ho sempre messo davanti CV Show, ma quando faccio video come questi è Silvia a parlare. Io nel mio libro Le due facce della medaglia, che agli occhi degli adulti o agli occhi degli ignoranti può sembrare semplicemente un libro fatto tanto per guadagnarci sopra qualcosa, quel libro è parte di me, perché io lì dentro ho parlato di CV Show e ho parlato di Silvia Olivier, cosa che la gente non riesce mai a distinguere. Loro pensano che quando io faccio qualcosa sul web io sia esattamente così. Molte persone mi scrivono: Silvia, tu fai schifo, sei una persona orribile. E lì proprio mi sale un nervoso qui che mi arriva fino a qui, proprio una tempia mi esplode ogni volta. Infatti non ne ho più. Perché finché mi viene toccato il personaggio, quindi Sivi, lascio correre. Perché ragazzi, nella vita dovete sempre lasciar correre. Ma nel momento in cui vengo toccata io, cioè Silvia Olivier, persona che in pochi conoscono, persona, perché io sono una persona, non sono un robot, non sono una macchina, anch'io ho dei sentimenti. Se voi mi scrivete sei una merda, io me ne sbatto altamente. Però quando me lo scrivete in 500, da una parte ci rimango male, dico meh, grazie, cioè nel senso complimenti. Delle persone di 12 anni, scusate l'interruzione, è brutto anche il fatto che delle ragazzine di 12 anni vadano a scrivere ad una loro coetanea, perché comunque la loro età, ragazzi, cioè io ho 4 anni in più di voi, 2, 3, ma comunque sono un adolescente. Venirmi a scrivere sei una merda e bla 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 mi fa capire quanto in questo momento i ragazzi di oggi sono influenzati dalle cose che vi vengono dette. Non appena una persona vi dice barabababà fa schifo, voi andate da barabababà e gli scrivete che fa schifo, senza ragionare sul fatto del perché questa persona dovrebbe fare schifo. Non la conoscete, non sapete niente di questa persona, perché dovete andare lì ed insultarla? Ho fatto tutto questo discorso perché mi sentivo davvero in dovere di chiedervi. Raga, siete entrati 47 volte, mi sentivo di farvi questo video perché non mi sembrava giusto lasciarvi con l'amaro in bocca. Io ci tengo tantissimo a questo canale, ci tengo alle persone che mi seguono, tengo anche a me stessa, sai, un po'. Quindi mi è sembrato giusto dirvi appunto le cose come stanno. Ho superato tutti quanti i miei problemi in famiglia. Non è facile parlarne. Sto affrontando dei problemi personali fisicamente, come ve ne avevo già parlato lo scorso Natale per la gastrite, bla bla bla. Ma comunque sono cose che vanno ancora certificate, poi state tranquilli, vi farò sapere. L'unica cosa che davvero vi chiedo è di dedicarmi 5 minuti del vostro tempo, davvero 5 minuti, per scrivermi qua sotto un commento su cosa ne pensate di me come persona. Perché io in questo momento sono molto in crisi con me stessa, penso di essere super sbagliata, penso di essere, anzi penso di dimostrarmi una persona che in realtà non sono. Perché io davvero, ragazzi, ho sempre dato tanto a tutti, a chiunque, partendo da voi, arrivando fino a amici, familiari, parenti e bla bla bla. E ho sempre 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 dato qualsiasi cosa, tutta me stessa. E io vorrei soltanto un pochino del vostro sostegno, vorrei sapere che voi ci siete. Ho bisogno di sapere che voi ci siete, perché io questo canale lo faccio per me
e lo faccio per voi. Lo faccio per voi come Ciccio Gamer. Quindi, davvero, dedicatemi 5 minuti per scrivermi qui sotto cosa ne pensate della mia persona. Non lo so, ragazzi. Fatemi, davvero, voglio la vostra opinione su di me. Voglio la vostra opinione su Silvia, perché in questo momento sta parlando Silvia. Voglio la vostra opinione su questo canale. Voglio la vostra opinione. Mi interessa la vostra opinione. È essenziale la vostra opinione. Davvero è in cima a tutto in questo momento. Voglio la vostra opinione. Fatemela sapere, vi prego. Ve lo sto pregando. 5 minuti del vostro tempo per scrivermi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di me. La vostra idea che vi siete fatti e se vi ho trasmesso qualcosa di positivo. Perché il mio obiettivo è questo, ragazzi. Per concludere questo video, in serietà, però come si è nascosto che... La cosa importante è che voi... è che voi mi facciate sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione, perché è quella che conta. Detto questo, niente, io credo di avervi detto tutto. Io vi mando un bacio, vi do appuntamento ai prossimi video e spero tanto che voi apprezzate tutto il lavoro che ci sto mettendo per realizzare questo piccolo progetto personale. Detto questo, vi mando un bacione, vi ricordo di seguirmi sul mio profilo Instagram se ancora non l'avete fatto, Ciccio Official, link sotto in descrizione. E niente, da me il calderocchio è tutto. Allora, almeno un ciao devi dirlo. Dai, chiudete il video, calderoni. No. Ok, no.